Con Gian Pasquale Trento, consigliere comunale di minoranza, quest'oggi che saluto intanto e ringrazio per essere qui ai microfoni di Cariatinette, dicevo quest'oggi per una divagazione sullo stato della politica a Cariati. Naturalmente con Gian Pasquale, che mi prendo la libertà di chiamarlo per nome, non possiamo che partire dall'argomento che lo riguarda e che lo ha anche interessato da vicino fino a qualche mese fa, fino ad un anno fa per la precisione, quella la questione dei terreni comunali che pare insomma adesso si sia sbloccato dopo tanti tempi. Per cui io voglio aprirti questo discorso chiedendoti, ecco, come mai negli anni passati queste pratiche non venivano, come dire, definite, se ne sono definite alcune, pare 2 giorni prima delle elezioni, qualcuno l'ha inteso come strategia politica, poi pratiche che addirittura vennero bloccate, ma richiede tanto tempo l'elaborazione di una pratica di queste, che magari sia andato così a rilento ed oggi pare che la cosa si sia velocizzata. Allora, intanto un saluto a tutti i web ascoltatori e ai cittadini di Cariati che seguiranno la nostra trasmissione. E ti ringrazio per questa domanda perché è una domanda che mi riguarda personalmente perché al di là di Scusa, tutto, hai fatto parte del gruppo di tecnici che al di là di elaborava. tutto penso diciamo, di poter dare degli spunti importanti anche da un punto di vista diciamo, della materia. Cioè, intanto la questione dei terreni comunali è una questione storica di Cariati perché anche diverse amministrazioni precedentemente all'entrata in vigore della legge, la numero 18, si sono occupate del problema ma non sono riuscite a portarle al termine. Nel 2007, fine 2007, si è cominciato a parlare anche in virtù dell'entrata in vigore della nuova legge di queste pratiche. Sono state presentate in un primo momento oltre 350 pratiche. Dal 2011, giustamente per come è stato riferito, si è formata una commissione di tecnici, che specifico tecnici periti demaniali, cioè gente che ha frequentato un master universitario, tra cui anche il sottoscritto, che dovevano fare tutto l'iter della consulenza che partiva da una ricerca storica, verifica di archivi documentali, mappe catastali, quindi tutto un lavoro corposo preliminare che poi avrebbe portato alla verifica delle singole pratiche. Il lavoro non si è mai interrotto effettivamente perché a fronte di questa, diciamo, sanatoria, perché di questo si trattava, grazie all'articolo 26, quindi alla procedura semplificata, sono pervenute un sacco di domande, per lo più la maggior parte delle quali incomplete di documentazione, cioè dove mancava la perizia, dove mancava il pagamento, dove mancava il resto. Comunque, quelle procedibili per queste pratiche che erano incomplete sono state richieste dei documenti. Nel momento in cui questi documenti sono stati prodotti dai singoli cittadini, tutte le pratiche, quelle complete, sono state istruite. È chiaro che questa. Il voler tirare in ballo sempre la mia persona, tu dicevi bene, non 2 mesi fa, il sottoscritto nel momento in cui è subentrato come consigliere comunale, quindi parlo a ottobre, ha rinunciato all'incarico tecnico, incarico di cui si parla da un bel po' di tempo, mister così, mister colà. Io non so se lo posso fare pubblicamente, giusto per chiudere questa vicenda, perché ritengo che sia ormai diventata peggio che una barzelletta. Allora, io ho lavorato per oltre 3 anni, 4 anni su questa montagna di documenti e diciamo, posso dire con certezza di aver percepito 320 € all'anno. Allora, ho presentato, questi sono documenti, non sono carte, sfido chiunque a dimostrare il contrario, io ho presentato un'unica fattura di 3.700 € compreso IVA, casse e tutto il resto, ed è l'unica fattura che mi è stata liquidata in 5 anni di lavoro e passa, e non esistono altri documenti se non un piccolo residuo che l'amministrazione ha voluto delegare nel dissesto. Andiamo alla parte delle pratiche e poi cerco di essere il più veloce possibile. Dopo un anno, che cosa è successo? Si stanno riprendendo delibere già fatte dalla precedente amministrazione
e si stanno riproponendo integralmente, cambiando solamente piccoli errori. Quindi il grosso lavoro di verifica, di accertamento, ha comportato semplicemente, anche per come scritto da noi in un'interrogazione consigliare con un gruppo di minoranza che non ha avuto risposta, questo lavoro ha riguardato la semplice rettifica di codici fiscali e cose di alcune pratiche. Di fatto la semplice modifica di questi dettagli ha confermato la validità della procedura e delle delibere, quindi il grosso lavoro si poteva fare brevissimamente in una settimana e magari liberare quelle pratiche che erano state già fatte. Come ci sono da corrispondenza, una delle ultime corrispondenze che ho fermato, perché da un anno non mi occupo più, se non diciamo a titolo politico, della questione, posso dire con certezza che tutte le pratiche complete che sono state presentate al Comune e che erano procedibili sono state istruite. Per quanto riguarda il lavoro fotografato allo Stato, ma non a giugno, anche prima, tutte le pratiche che venivano prodotte con i documenti sono state istruite e definite. Ma la maggior parte delle pratiche non erano state nemmeno guardate. Non è vero assolutamente, scusami se mi permetto. Allora, dobbiamo capirci, perché sennò informiamo la gente e diamo informazioni sbagliate. Ci sono, il perito cosa fa, l'istruttore cosa fa? Controlla le pratiche, la documentazione mancante la richiede, ed è stata fatta una prima richiesta senza avere risposto, una seconda richiesta senza avere risposto. Nel momento in cui i documenti richiesti vengono integrati, la pratica è automaticamente stata istruita. Lo stato di fatto, e questo sono, diciamo, vorrei un riscontro, visto che c'è qualcuno che disinforma volutamente per distrarre l'attenzione, e tutte le pratiche complete di documenti sono state istruite da un punto di vista. Quindi un anno di tempo ha comportato semplicemente la verifica di codice fiscale. Non è stata, ci sono altre pratiche in giacenza da un anno e mezzo e passa che non sono state minimamente toccate. Sono state fatte le determine, quindi l'atto definitivo di definizione delle pratiche è stato fatto solo per quelle pratiche già fatte, quindi non c'è nessun elemento di novità riguardo alle pratiche di uso civico. E questo lo dico, se permettete, senza peccare di immodesti, ma con cognizione e conoscenza delle carte. Quindi lo stimolo della nostra interrogazione non era quello di voler additare le cose, ma è semplicemente di dare una risposta ai tanti cittadini che si aspettano risposte che in un anno non ne hanno avuto, salvo 4 delibere di rettifica di codice fiscale e 6-7 determine da parte dell'ufficio che chiudevano il procedimento. Quindi toni trionfalistici, 5 pratiche, tutto fermo, errori, cose. Vi ringrazio per aver innanzitutto, almeno per quello che mi riguarda, io posso parlare solamente di questo per quanto mi riguarda la parte precedente, di aver confermato tutto il lavoro che era stato evidentemente fatto bene in passato. Vabbè, io non conosco precisamente, sono tutti atti documentati, che erano le irregolarità delle pratiche, però non ce ne sono irregolarità, perché Cariatinet dà la possibilità a ognuno di dire la sua, poi sono i cittadini. No, ci sono, per fortuna ci sono la documentazione, ci sono tutto quello, è tutto riscontrato. Altro, basta andare sull'albo pretore del comune ed è tutto riscontrabile. Le uniche delibere riguardano rettifica di sviste e sviste. Se ne sono fatte anche adesso, ma non è questa la sede per farle notare, per farle notare alcune con grosse irregolarità. Allora andiamo avanti, parliamo un pochettino di quest'anno, sempre dal punto di vista politico. Appena trascorso un anno con la nuova amministrazione, come la vede un consigliere di opposizione? Cioè, quale giudizio dai, anche se so che sarebbe come mettere una pecora in bocca al lupo, insomma, come giudichi quest'anno dal punto di vista amministrativo appena trascorso? Allora, io mi sono insediato in consiglio comunale, mi pare a fine settembre, dopo un iter. All'insediamento ho scritto un messaggio dicendo che rispetto alle iniziative positive, rispetto alle aperture sulle problematiche, quindi non avrei fatto mancare il mio contributo. Poi ci sono state una serie di situazioni specifiche, a partire dallo statuto, della questione dello statuto, a partire da altre questioni specifiche che ci hanno visto praticamente volutamente e forzatamente
in una situazione di contrapposizione. Io non sono per la contrapposizione, non ero per la contrapposizione a tutti i costi. Poi una cosa che obiettivamente... Però lo spirito collaborativo, diciamo, cioè, che non è nemmeno uscire con certi comunicati molto pesanti ancora prima del Consiglio Comunale. Allora, se ci fosse collaborazione, noi siamo stati coinvolti, se ci fosse una buona e una vera, reale collaborazione, allora le cose si vedrebbero. Cataldo, io capisco determinate situazioni, però lasciami esprimere, perché giustamente uno, a seconda dei punti di vista, la cosa lo leggi in un modo, lo leggi in un altro. Effettivamente non è così. Sulla questione dello statuto, noi come gruppo di minoranza del Partito Democratico abbiamo partecipato a diverse riunioni all'interno, ti faccio un esempio, che è uno che è rappresentativo. Dopodiché siamo andati nel Consiglio Comunale, abbiamo trovato la bozza restituita senza nessuna rettifica e modifica. Siamo andati, che cosa dovevamo fare? Dovevamo stare zitti. Purtroppo, cari cittadini e cari web ascoltatori, il concetto è questo: se tu ti appiattisci completamente e dai ragione a questa maggioranza, va tutto bene. Se contesti democraticamente, non intendevo questo. Se contesti democraticamente, sei soggetto ad essere schernito, deriso, attaccato, spesso ingiuriato e spesso anche offeso, perché si travalicano anche i limiti della decenza spesso e ultimamente in questo paese. Quindi i rapporti politici non si costruiscono sui preconcetti, i rapporti politici si costruiscono sulle azioni che si compiono quotidianamente. Io obiettivamente, se devo valutare le azioni, i comportamenti, gli atteggiamenti da parte della maggioranza che governa il comune, io non potrei parlare di nessun tipo di rapporto, perché obiettivamente non siamo stati coinvolti su una questione, e ti assicuro che la minoranza, sia formalmente sia informalmente, ha dato suggerimenti, ha fatto proposte, e spesso queste proposte, non dico spesso ma quasi nella totalità, sono state cestinate. Ci abbiamo, anche quando uno fa l'interrogazione consigliare, ne abbiamo fatte forse 20 o 30, anche per rispondere a chi giustamente e legittimamente si lamenta dell'opposizione, che dice facciamo poco opposizione. No, noi facciamo anche l'opposizione costruttiva, anche l'interrogazione consigliare indirettamente è una proposta. Io ti sollevo un problema e tu di quel problema ne devi prendere atto anche e ancora prima che tu vai nella sede opportuna per rispondere. E noi ti assicuro che risposte rispetto alle interrogazioni che abbiamo sollevato e abbiamo ricevuto proprio poche, niente, ma non noi, i cittadini, perché noi comunque dobbiamo rendere conto ai cittadini. Ecco, diamo un'occhiata a 360 gradi su quello che è la politica locale, il clima della politica a Cariati, com'è? Tranquillo, rovente? Il clima, ti ripeto, io personalmente sono profondamente deluso, ma deluso nel senso che, e mi faccio interprete un po' del sentimento di tanti cittadini, cioè non si è mai chiusa la campagna elettorale a Cariati. Cioè, tu mi dicevi il giudizio di un anno d'amministrazione. Questo è positivo. Non si è mai chiusa la campagna elettorale. Il dovere di un amministratore, nel momento in cui viene eletto e la maggioranza attuale ha avuto un consenso plebiscitario, non deve guardarsi indietro, deve guardare avanti. Purtroppo, mio malgrado e nostro malgrado, si è passato un anno di tempo a guardare solamente indietro, ma non guardando indietro cercando di rivedere gli errori, guardando indietro cercando di addirizzare il tiro e indirizzare il tiro contro Tizio, contro Caio, contro Sembrone. Quindi io posso tranquillamente dire che un anno perso a fare cose che non servivano e che non servono a Cariati. E potrei parlare della riorganizzazione degli uffici, potrei parlare di altre questioni che sono, qualcuno se le porta come stellette. Io ti posso garantire che, al di là delle belle parole e dei comunicati, la situazione di fatto attualmente sia nella cittadina e anche all'interno della macchina comunale è molto messa male, perché non si è mirato a risolvere i problemi effettivi, seppur riconoscendo che qualcosa è stata fatta
ma nello specifico, ma non si è mirato a risolvere questo, si è mirato semplicemente a rincorrere le persone. Non entro nel merito di questo, perché poi certamente ci sarà una risposta a chi spetterà rispondere al riguardo, però pare che la nuova organizzazione abbia dato dei risvolti positivi. Io sono uno spunto ti voglio dare, no? Allora, giustamente a settembre è stato dichiarato il dissesto. No, allora, io quando parlo non parlo mai contro le persone, cioè io parlo dei fatti e dei ruoli. Non ho nulla contro nessuno. Se abbiamo dichiarato il dissesto, no? Si fa una riorganizzazione degli uffici, no? Chi gestisce i conti del comune, per esempio, è l'area finanziaria, senza nulla togliere, avere nulla contro il dirigente. L'unico ufficio che rimane in piedi è quello che gestisce i conti. Quindi di che riorganizzazione stiamo parlando? Cioè, la riorganizzazione prima si azzera tutto e poi si ridisegna. Invece non stiamo parlando di una questione completamente diversa. I motivi sono altri e purtroppo ci sono situazioni molto serie e molto delicate che stanno creando un clima avvelenato in questo paese, e Cariati di questo non ne ha bisogno. Cariati ha bisogno di altro. Bene, quindi è già partito un invito all'assessore del ramo a darci risposta al riguardo. Ma io parlo ai cittadini, non ho bisogno con l'assessore, con la maggioranza. Parlando alla popolazione. Se ce n'è la possibilità, a me preme dare informazioni ai cittadini. Purtroppo è un periodo in cui abbiamo proprio difetto di informazioni. Oggi siamo qui apposta per dare informazioni. Oggi è giugno 2016, dopo un anno è la prima intervista che riusciamo a dare, perché siamo tutti impegnati. Molto impegnati. Speriamo che ci siano tante occasioni, perché è importante anche sentire tante campane. Allora, siamo a giugno 2016, si avvicina l'estate, 2017, giugno 2016, non ne porti un buon ricordo. No, perché no? Comunque, arriva l'estate, ecco, come vedi la preparazione della stagione estiva? La preparazione della stagione estiva, secondo me, è molto in ritardo. Noi, diciamo, a parte, diciamo, appalti, tutto il discorso fatto in fretta e furia, ma penso che ci debba essere un controllo più approfondito e anche più puntuale dei lavori che vengono affidati, se ci metto tra virgolette, perché non è questo il senso di quello che voglio dire. La spiaggia è in condizioni indecenti, però mi auguro, perché mi sono anche fatto promotore di farlo notare a chi di competenza, che venga risolta nel più breve tempo. Naturalmente tutto documentato. Arriviamo a una stagione senza il piano spiaggia approvato, quindi dopo un anno pare che fosse una situazione, io leggevo in passato che era una cosa da fare in un mese, in 10 minuti, e il piano spiaggia non è stato, so che è stato modificato in alcune parti, ha avuto forse 150-180 osservazioni, adesso pare che si sia ritornata alla vecchia formula. C'è molta molta confusione e spero, anche perché Cariati ha necessità di vivere di turismo, che questi argomenti vengano affrontati in modo serio e costante, e si eviti di fare solamente annunci, slogan a mezzo stampa, vuoti poi di contenuti, perché purtroppo queste informazioni che vi stiamo dando sono informazioni veritiere. Quindi lavorate perché avete avuto mandato, e affrontate questa questione del piano spiaggia e anche tante altre questioni, piano regolatore, cioè, potrei parlare per due di seguito, ma capisco che abbiamo poco tempo. Posso testimoniare che sul web, insomma, diciamo che ormai tutte le componenti politiche sono sempre presenti a fare proclami noi un po' di ogni genere. È cambiata un po' la politica oggi, sì, ma spesso passano notizie. Io vedo anche delle forme di spotò che una volta non c'erano, probabilmente o sono cambiati i personaggi politici o è cambiata la politica, è cambiato il modo di fare la politica. Certamente che qualcosa è cambiato, no, non è più come. Però permettimi una cosa, spesso passano informazioni distorte, nel senso che passano informazioni non documentate, non verificate, e passano quelle per buono. Allora, queste occasioni, io ti ringrazio per l'occasione che c'è, serve proprio per sentire un'altra campana rispetto ai problemi. Sicuramente noi ci stiamo organizzando anche per aumentare la comunicazione da parte nostra. Bene, allora concludiamo
col dire che Cariati non vive solo di turismo, ma vive anche di agricoltura. E negli anni passati, insomma, la viabilità interpoderale è stata un pochettino trascurata, al punto che qualcuno ha ceduto i terreni perché erano irraggiungibili. Ma pare che cominciano ad arrivare dei fondi, quindi anche in questo senso qualcosa si muove. Naturalmente voi questa cosa la vedrete certamente in un modo diverso. No, no, io intanto da cittadino mi compiaccio quando il mio comune ottiene finanziamenti. Purtroppo, e soprattutto in questo settore, tra l'altro in passato c'erano altre idee progettuali. Mi fa piacere che magari siano state scelte alcune strade interfederali invece delle altre. Il problema è un po' diffuso e riguarda tutto il territorio di Cariati. Adesso si è scelta magari la zona. La strada interpoderale, località che non so neanche dove si trova, località Guardapede, non so se interessa in particolare a qualcuno, però io prendo atto ed è positivo. Intanto ringrazio la Regione Calabria e quindi il Presidente Oliverio di aver fatto questi bandi e di aver favorito che il nostro comune avesse il finanziamento per 250 mila euro. Però, mio malgrado, il nostro malgrado è l'unico finanziamento che il comune di Cariati ha avuto in un anno e mi sembra un po' poca cosa, visto che in un anno diciamo si stava lavorando alacremente. Però su questo, permettimi una considerazione, mi è sembrato anche strano che chi si occupava di finanziamenti europei, quindi anche il merito unitamente all'altra consigliera delegata, non sia stato neanche, diciamo, tra virgolette ringraziato, penso che ci sia stato anche, sia anche in parte merito suo se questo ragionamento. Quindi è un lavoro a più mani. Se vengono altri finanziamenti, ad oggi è l'unico finanziamento che è arrivato a Cariati e si va avanti su finanziamenti vecchi. Ce ne sono alcuni pubblicati che Bene, avrei e con letto. una polemica che non poteva mancare in conclusione sull'ultimo punto, io penso che ci possiamo anche congedare, per Sì, oggi ci io fermiamo qui. voglio fare gli auguri, voglio fare intanto invitare tanti turisti a frequentare Cariati, perché Cariati comunque è una cittadina bellissima e offre veramente ha tutte le caratteristiche per essere una cittadina turistica. E quindi mi auguro che siano tanti, che tutti quelli che hanno investito quest'estate e con tanti sacrifici abbiano ristoro dei loro investimenti, che sia un'ottima stagione. E mi auguro che, naturalmente per tutte le cose che ho detto, sono volendo anche disponibile a un confronto documentale, perché non ho detto, tutto quello che ho detto è scritto sulle carte, quindi sono disponibile. Poi, chiaro, Vabbè, quello che hai detto è registrato, ci quindi. saranno tante occasioni per poter discutere dei problemi. Io sono sempre disponibile, ma io come le mie colleghe Maria Crescente e Caterina Gazio, la capogruppo, siamo sempre a disposizione per dare informazioni ai nostri Bene, cittadini. grazie, Ti ingegnere Trento. ringrazio a te, grazie. Alla prossima.